Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre con il microfono e la cam accesi. Riflettevo prima su una cosa, dato che è anche un giorno un po' particolare, sul fatto che c'è un posto dove il tempo non passa, ed è dentro i sogni, nei sogni. E non mi riferisco comunque ai sogni ad occhi aperti, quelli, tra altre cose, quelli sono un maestro dei sogni ad occhi aperti. Penso che se ci fossero gli Oscar li prenderei per qualsiasi categoria, ok? Attore non protagonista, attore protagonista, regia, sceneggiatura, eccetera, eccetera. Però è innegabile che i sogni sono condizionati, anche se a volte non dovrebbe essere così dal tempo che passa. Sono diversi i nostri sogni, cambiano con l'età. A volte maturano, a volte invece succede proprio il contrario, però il tempo influisce nei sogni, quelli ad occhi aperti. Quelli che facciamo di notte però sfuggono alla regola del tempo. Il tempo si azzera, ok, nei sogni che facciamo di notte. Lì funziona tutto in un altro modo. E di questa cosa me ne sono reso conto negli anni. Nei sogni tu non hai il controllo di niente. Nella vita di tutti i giorni, durante il giorno, quando ti svegli, certe cose riesci ad accantonarle, riesci a metterle dentro i cassetti e a non guardarli, riesci a far finta che sia passato tutto, ok? E dopo ti alleni così bene che ce la fai anche. Però quando ti addormenti e sogni, cominci a sognare, è lì che cambia tutto, perché là non diventi più padrone del tuo, di quello che, come si può dire, non sei più padrone di ogni tuo pensiero. Lì arriva tutto quello che magari vorresti veramente o magari quello che non vorresti. Lì non ci sono porte blindate che riescono a bloccare certi ricordi, certe cose che neanche bussano, semplicemente sfondano, entrano in testa. E il confine a volte tra sogno e incubo è veramente molto, molto labile. E durante questi sogni rivivi tutto, molte cose che pensavi di aver dimenticato, che speravi di aver dimenticato, o magari semplicemente che avevi messo in un angolo e le avevi lasciate là, sperando magari che ci andasse sopra un po' di polvere. E non perché magari siano ricordi brutti, sia ben chiaro, ma semplicemente perché anche se sono ricordi belli, comunque fanno male. Di notte non esiste porta, quei ricordi di notte ti vengono a trovare nei sogni. Barra incubi. E senti tutto come se il tuo cuore fosse in carne viva, la tua testa fosse in carne viva. Non riesci a. Sono cose che non hanno tempo, ok? E anche se sono passati 2 anni, 20 anni, e ripeto, pensavi di aver dimenticato, di riuscire a controllarle certe cose. Nei sogni si azzera il tempo. E rivivi come se fosse successo ieri, come se fosse successo un secondo fa. E ti svegli con quel senso di inutilità. Di inutilità, perché non riesci comunque a comandare la tua vita in quei sogni. Non riesci a pensare, è solo un sogno, è passato tempo. Perché senti come se fosse veramente successo un secondo prima. E ti svegli che per 5-10 minuti senti proprio ancora quel ricordo, quella cosa che ti prende il cuore e te lo fa battere, una cosa che ti prende il cuore e te la fa battere, ti martella la testa. E capisci che puoi scappare, ok? Perché a volte scappi. Però quando dormi, quando sogni,
Non riuscirei mai a correre più forte di qualcosa che comunque è nascosto dentro di te. Queste parole le dedico a chi non c'è più, per questo che ho detto che è un giorno particolare. A chi non c'è più, perché magari, e spero che ci guardi, mi guardi dall'alto, che qualche volta mi guardi dall'alto. E anche chi non c'è più comunque nella nostra vita, nella mia vita, e spero che ogni tanto mi guardi, tra virgolette, dal basso. A tutte quelle persone che comunque, anche se passa il tempo, anche se la vita va avanti, anche se facciamo tra virgolette finta di aver dimenticato, e ci crediamo anche, sono sempre presenti in qualche parte del nostro cuore. E buonanotte.